Dopo 10 ore dalla nostra partenza siamo arrivati, cioè non ancora, 10 miglia circa da Alicudi, che si vede là all'orizzonte. Alicudi e Filicudi, che lasceremo alla nostra sinistra per proseguire. Pilla, pilla, pilla. Comunque non abbiamo incontrato neanche una barca in 2 giorni e mezzo di navigazione. Mezza vela, nulla, da soli. Infatti abbiamo pensato, non è che è successo qualcosa al mondo, che siamo gli unici superstiti qua in mezzo al mare. Appena acceso il motore, tengo comunque la vela un po' aperta, diciamo un fiocchetto, perché stiamo per entrare nel famigerato stretto di Messina, fra i gorghi, le sirene e i mostri. Non sarà corrente a favore, ma a sfavore, però non è fortissima. Speriamo bene. Non è fortissima, stacco e la barca che va indietro. Vediamo se adesso stacco. Questo giro ce l'abbiamo fatta, forse manca ancora un miglio da Porto Bolaro. Franco fa il sirenetto. Siamo arrivati a Reggio Calabria, siamo arrivati in Calabria, esattamente a Porto Bolaro. Non c'ero mai stata, è bellissima. Mi sono fatta una doccia, mi sono ripresa e ragazzi, qui c'è un'acqua pazzesca, siamo dentro proprio allo stretto di Messina e non pensavo, cioè pensavo fosse soltanto, no, un posto di passaggio, dove invece la stanchezza che abbiamo provato ci ha dato la possibilità di conoscere questo posto bellissimo. C'è anche un catamarano molto invidiato da Franco. Di là ci sono i ragazzini che fanno il bagno. Adesso scendo qua da... ops! Ok, dai, per YouTube, faccio un tuffo. Bravi! Pino, che è il proprietario e il direttore, che vi farò conoscere dopo. Porto Bolaro è stato il primo approdo dei greci quando sono venuti in Italia, in Calabria, nel periodo della Magna Grecia. C'è un sito archeologico che ricorda la loro presenza, perché si fermavano a riparare le imbarcazioni. E poi venendo di qua ci sono le spiagge. Cioè, ma vi rendete conto che è dentro allo stretto? Vabbè, c'ero passata una volta sola, quando ho fatto il mio secondo giro d'Italia, eccetera. Sempre visto come un posto di passaggio, molto il più veloce possibile, perché lo stretto, Scilla e Cariddi, bla bla bla, i gorghi. E invece, cioè, guardate qua. Ci siamo riposati un giorno intero addirittura qui al porto di Bolaro, quindi questa mattina sono 5:30, molliamo gli ormeggi e partiamo verso est. Cosa c'è verso est? Guardate come si vede bene l'Etna, che fuma, ma è una mattina splendida. Bravo Mozzo! Guarda come ho fatto su bene la cima. Solo una cima. Questa era da giorni che la studiava. Al mattino alle 6, già uscire così già è fantastico. Mancano solo 246 miglia. È arrivato il momento. Momento magico. Sì, magico. Mancano solo 250 miglia alla Grecia. Siamo in navigazione da più di 12 ore. Il sole è tramontato. Gingioc si fa la toiletta. Gingiocchino? C'è un bel venticello, quindi si viaggia bene, anche se un pochino sballottati. Solo mare intorno. Bellissimo.
Sì, è mezzaluna, poco più di mezzaluna. Un momento magico. E all'inizio del tramonto della terza notte, cioè della, questa sarebbe stata la terza notte, arriviamo alla terza notte di navigazione. 3 giorni e quasi 3 notti e quella è la Grecia. Siamo distrutti, abbiamo appena acceso il motore, abbiamo praticamente fatto quasi tutto a vela. In tutto avremmo fatto 4-5 ore di motore. Grande soddisfazione, vi abbiamo messo anche il Jennaker, ma per pochissimo tempo, perché non reggeva e allora abbiamo dovuto accendere il motore in quel caso. Che emozione arrivare in Grecia così, con le proprie forze, col vento, bellissimo. Mi sembra proprio di aver conquistato... né mai più toccherò le sacre sponde, toccherò ancora le sacre sponde. Franco è stravolto dalla stanchezza, ha detto: quando è che vendiamo la barca? Se qualcuno di voi vuole comprare la barca, si faccia avanti, non c'è problema, c'è un prezzaccio, guarda. La mia povera Maiberrai! Effettivamente cerchiamo una barca più grande. Se qualcuno di voi ha una barca tra i 40 e i 42 piedi, di una ventina d'anni, ci chiami. Il telefono in sovraimpressione, no. Siamo arrivati, mancano 3 miglia sole. Ecco laggiù il nostro porto. Come si chiama? Balisiki. Abbiamo dormito, cioè io ho dormito fino alle 9, poi però mi sono consolata perché mi sono resa conto: ah, ma qui c'è il fuso orario, cioè in Italia sono le 8, e quindi ho detto vabbè, allora non sono proprio così una dormigliona, però ci sta, dai, dopo tutti questi giorni di navigazione ininterrotta. Maiperrai è qui, ho fatto un ormeggio con l'ancora. Insomma, è figo sta storia dell'ancora. Devo ancora prenderci un po' la mano, perché non è così facile. Da soli non so come si potrebbe fare. Con Franco, per fortuna, lui sta all'ancora e quindi riesco. Good morning. Riesco a, insomma, a fare questa roba, insomma. Vabbè, avete capito, no? E questa è la Grecia, ragazzi, È la Grecia e ci siamo arrivati col vento, fantastico. Andiamo a fare colazione, va? Ma perché siamo venuti in Grecia? Perché ci sono degli amici, una coppia di amici che sono qui da un paio d'anni o 3, non mi ricordo. Ma sapete chi è il maschio, il quale della coppia? Beh, è stato uno dei miei mariti a 100 vetrine. Indovinate chi è? Eccolo lì! Eccolo qui! È lui o non è lui? È lui o non è lui? È lui! Oh. Il greco! Ex marito, futuro marito! Adesso se va a magnà! Con questa? Sì, con quella. Tanto da tenermi a terra. Zompetto e via. Sei stanco? Ok. A posto. Buongiorno. Oggi è il primo giorno greco, la prima mattinata greca e mi raccomando, andate come me e Franco adesso a fare il Sampei. Non è vero, non si chiama Sampei, si chiama Tepai. Sampei è quello che fa il pescatore nel cartone animato. Jinjok, fermati. Là, ci siamo messi a un pontile. Franco riprende anche lui, ha deciso di aprire un nuovo canale YouTube. Ecco, bravo, così ti vedi. No, Jinjok, non si scende. Mi fai la foto? Perché? È molto carina con quel cappellino lì, sì, della guardia di costiera. Sì, adesso ti faccio un verbale subito. Sì, andiamo a verbale. Non siamo venuti alla posta perché non sono stata in grado di farlo su internet. Ma è davvero complicato su internet,
Posta, la posta greca. Perché ridi? Perché sei buffa. Ci hanno già rimbalzato 4 volte. Questo è il 4º posto dove andiamo. E ogni posto dove andiamo ci dicono no, dovete andare in quest'altro posto per pagare sta tassa. Dove bisogna andare? Io direi di. Qua, qua. Ah, siamo riusciti a pagare il PayPal? No. No. Dopo 7 uffici, no, niente da fare. Non è possibile. Non pago il PayPal. Te pare? Te pare. Che paghiamo il PayPal noi. Attenzione, qui non si scherza, Adesso siamo pronti a mollare gli ormeggi per raggiungere Alpi e Sofia a Mitica. O Miticas, non l'ho ancora ben capito. Scaldiamo i motori. Ok, la sgasatina. E abbiamo lasciato il porticciolo nella baia di Nidri. Andiamo a motore finché non usciamo da questa baia molto profonda, che è praticamente un lago. Come vedete sembra davvero di stare sul lago Maggiore o sul lago di Lugano. Appena usciti da questa profonda insenatura apriremo le vele. Magico, che meraviglia, guardate, un bel venticello, una bella termica che viene da nord e noi che andiamo a est-sud-est, da nord-ovest viene, non proprio da nord, cioè non è che voglio, non bisogna essere così precisi, è nord-sud-est-ovest, arriva di là, via. Arriva là, arriva, e noi andiamo là. Adesso andiamo di volina con 2 mani di terzaroli alla randa e Genoa pieno. Franco è di vedetta. Andiamo a 5:05, ragazzi. 5:05. Con 2 mani di terzaroli si va, che è un piacere. In questi canali si intrufola bene il vento. E dà soddisfazione, dà soddisfazione. Non puoi pagare il PayPal, però dà soddisfazione. Mi raccomando, quando andate a maggior ragione di Bolina, che non si vede niente sotto vento, date sempre una bella controllatina sotto vento. C'è nessuno! Nessuno! Di qua, anche dietro, sinistra, dritto. Dietro si dimentica sempre di controllare, controllate anche dietro. Nessuno! Siamo arrivati nella mitica, accanto ai nostri amici, con la loro bella barca blu. E adesso ci rilassiamo un attimo, dopo questa faticata di 12 miglia. Perché siamo molto stressati. Sì, molto. Siamo scesi da Maipan Rai, questo sulla sinistra è il nostro tender, questo è il tender di Roberto e di Sofia, noi a remi, loro a motore, perché noi siamo persone con dei muscoli, così. Non è vero, è perché la batteria del motore è scarica. Io tengo gli occhiali per la polvere. Sta per partire e io rimarrò sola soletta nelle isole greche ed adesso comincerò a navigare da sola per i mari greci.
quindi buona onda.